intitolato all'attore locale Dario Vaudagna, il teatrino comunale di Cumiana, recentemente restaurato, è al centro della puntata di questa settimana della rubrica Restauri d'arte. In realtà i lavori di ristrutturazione hanno trasformato l'antico e glorioso teatro in una moderna sala polivalente che ha saputo conservare le vestigia del passato, a cominciare dalla bella balconata. Siamo andati a farci raccontare il perché e il per come dell'intervento di recupero dal sindaco Roberto Costelli. Nei miei due precedenti mandati di sindaco, dal 2001 al 2011, avevamo preparato un progetto per la ristrutturazione di quello che era il teatro comunale e che all'epoca aveva 120 posti. Successivamente ai cambi di amministrazione c'è stato qualche rallentamento e poi nel 2019, in occasione del mio terzo mandato, si è portato avanti questo progetto. È un progetto che evidentemente cambia radicalmente la funzione dell'ex teatrino comunale, perché oggi i posti sono una sessantina e è stato trasformato sostanzialmente in una sala conferenze, riunioni, matrimoni, eccetera, anche perché tutta la balconata non è agibile per questioni di sicurezza. Era una volontà molto forte questa di ristrutturare questo locale che per decenni aveva visto tutte le compagnie del paese recitare con dei pienoni assoluti sempre. C'è stato anche lo stabile con alcune stagioni teatrali. Oggi è chiaro che l'uso sarà diverso, ma abbiamo comunque voluto intitolare questo ex teatrino ad un attore cumianese, Dario Vaudagna. L'intervento quindi il progetto nasce nel 2019, ci sono state diverse fasi chiaramente progettuali. Il progetto è stato redatto da uno studio di professionisti incaricati dall'amministrazione comunale, specializzati proprio in questo tipo di opere di restauro e risanamento conservativo. La ditta incaricata è una ditta di Torino, la fabbrica restauri di Perino Giorgio, che ha seguito con molta attenzione i lavori di restauro, specialmente della parte lignea del soppalco a forma di ferro di cavallo, che che è l'elemento che contraddistingue un po' questo spazio. Oltre agli interventi di restauro e quindi al recupero dei colori originali della struttura, il restauro ha portato alla scoperta di nuovi particolari decorativi della struttura che sono stati coperti da vari interventi successivi di rimaneggiamento della parte lignea. Gli interventi hanno riguardato anche il risanamento della parte muraria e quindi degli intonaci originali, e parte anche dell'intervento è stato destinato anche alla riprogettazione della parte impiantistica per rendere il locale conforme alle normative attuali. Hanno partecipato ai lavori ditte locali del posto di Cumiana per la fornitura dei tendaggi, drappeggi vari. Ci sono state anche opere legate un po' al recupero della parte lignea della struttura, quindi opere realizzate da falegnami esperti nel settore. Quest'opera è stata finanziata con un contributo di circa 20.000 euro dalla San Paolo e per le rimanenti 50-60.000 euro dal Comune di Cumiana con fondi propri. Quindi siamo soddisfatti del risultato ottenuto e ci auguriamo che questa sala possa essere fruita per il futuro per tantissime occasioni.